Fammi sentire un attimo la conclusione del discorso. Tu che la replica di Michele, perché così si fa. Fine. Il sì, ma sono d'accordo, tutti li abbiamo visti, tutti ci siamo scandalizzati, tutti non abbiamo capito. Ma 5 minuti, 3, 4, quelli che erano dalla fine, il risultato era Inter 2, Juventus 1. Quindi con tutto non è quello che ha deciso. Forse sono un po' più stanco perché sono in inferiorità, ma soprattutto sì. Dobbiamo metterci d'accordo se le regole sono condivise, gli albidoro sono condivisi o no. Questo è fondamentale per la credibilità del calcio. Dobbiamo capire se a Napoli fanno l'applauso alla Juve quando vince il campionato. Non mi interessa quello. No, quello è importante. Mi interessa la gente come te. Se siamo nello discorso apposta, ma cosa sistematico? Cosa perché è un obiettivo che non concepisci più, non ce la fai. Di tutto il campionato, di tutta la partita, un campionato, dalla prima all'ultima, un arbitro come Casarini, ma quando spaccato le gambe con le mani, devo parlare, se no non parlo, neanche giallo. Allora, un arbitro come Casarini, a santo del Benevento, adesso andiamo a Inter Benevento, andiamo a Inter Benevento. A Ferrara entrano sfumati, dicono un colpo a Ferrara, andiamo adesso in aria, per non parlare in aria, Juve, e poi sono io che svio, tu cosa hai detto? Poi sono io che svio, andiamo a intervenire in ordine cronologico. Parti dal rigore di Skriniar, tu sai che cosa significa perdere un campionato per un errore arbitrale, non lo sai, sveglia, parli sopra perché tanto lo sanno tutti, svegliati. Cosa significa vincere il campionato senza ricevere l'applauso? Ho capito la tua posizione. Ancora questa illazione. Ma che illazione? Avete preso 200 punti in 7 anni. Ma che illazione di che? Allora mi spieghi perché alla fine di Real Madrid fai altro. Vabbè, è finito? Mi spieghi? Tu rinfanti, allora, mi ascolti? Okay. Sì, no, io non infanto. Io ti sto facendo una domanda. Mi spieghi perché la reazione... Con i termini dovuti. La reazione della Juve non è la stessa quando pensano o pensate di aver subito un torto arbitrale in Europa da quella che invece è una partita che tutti i giornali, anche ripeto tutto sport, giudica da 5, gli altri da 4 e da 3. Perché la reazione non è la stessa? Perché in Europa bisogna cambiare il designatore, l'arbitro deve mangiare le patatine e in Italia invece sono i migliori arbitri d'Italia. Perché ci sono ogni volta due pesi e due misure nei giudizi? Per facendo in modo sistematico e provocatorio. Ma cosa? È inutile che fai finta di fare Santarello. Ma che Santarello di qua apposta iniziare questi discorsi? Io vengo a lei. Lo fai apposta. Non stai parlando del nulla. Non credo. Parlami del fallo di Skriniar su Higuaín. Parlami del fallo su Matuidi. Non l'avete fatto neanche vedere. Ma chi non l'ha fatto vedere? Sono mille gli episodi. Hai parlato, parla che vincevi 2-1 in 10, di quello piuttosto che più interessante. Che vuol dire? Ma se ti dà così fastidio, stai arrabbiando in una maniera assurda. Hai iniziato prima Luca che non ho capito quel certo punto. Sei patetico, sei patetico. Perché quando si sta parlando di calcio, di Sarri e Laurentiis parlavamo. Sì, no, ma tu sei arrabbiato su questo. Scusami, sei tu che apri l'argomento degli arbitri. Perché io ho detto, io guarda che buona memoria, tesoro, fai il bravo. Ho detto la partita, secondo me, il sabato scudetto è Lazio, perché viene fuori tutto lo scenario. Io mi riferivo al fatto che ti ho detto, non mi devi dire tu cosa significa De Laurentiis. Cioè, è un modo. È difficile, sai, conversare con te. Perché non c'è possibile. Cioè, tu prendi il tuo binario e non vuoi confrontarti. Non mi devi spiegare niente. Ma chi ti voleva spiegare niente? Non ero io che ti volevo spiegare. Cosa ti stavo dicendo la mia? Con una breve sintesi. Serenamente anche. Vai avanti, allora non riesco a dire. Di Sarri in questa maniera, no, ma lui vuole dire questo perché si conoscono i meccanismi e i contenuti, vuole dire questa roba qua.